Carissimi amici del canale YouTube, dentro la notizia, prima di pagare usando una moneta da 2 euro, guardatela bene. Si rischia una truffa, o forse peggio, di perdere fino ad oltre 2.000 euro. Facciamo chiarezza. Sembrano 2 euro, ma in realtà sono bat thailandesi. Esiste una forte similitudine nella forma, nelle dimensioni e nei colori tra la moneta da 2 euro e i 10 bat thailandesi. Non c'è però corrispondenza nel valore. Una truffa simile riguarda le monete del Kenya, spacciate per 2 euro. A un occhio distratto possono sembrare perfettamente corrispondenti. Sul fronte opposto, invece, ci sono alcune monete rare che valgono ben più dei 2 euro per cui sono state coniate. Riconoscerle non è semplice. Il dettaglio al quale bisognerebbe prestare attenzione è l'effigie su una delle due facce in particolare sul dritto che ciascun paese è libero di stampare con l'immagine che ha scelto. Tra queste monete rare, quelle di maggior valore sono i 2 euro di Monaco del 2007, coniate per onorare il 25 anniversario della morte di Grace Kelly. Oggi quella stessa moneta può valere tra i 2.000 e i 2.500 euro, ma c'è chi la vende anche a 2.800 euro, o almeno ci prova. A volte i 2 euro non sono da collezione per volontà di chi le ha coniate, ma per un errore che indirettamente le ha rese uniche. E questo è il caso di quelli messi in circolazione in Germania nel 2008. La cartina geografica non era stata aggiornata con i nuovi Stati membri dell'Unione Europea. Oggi quei pezzi possono valere fino a 50 euro. Beh, meglio che niente. Sono monete straniere? Oppure dal lato personalizzato notate qualcosa di strano? Allora siate certi, non valgono 2 euro, ma spero per voi che possano valere 2000 euro e più. Carissimi amici, lascio a voi ogni riflessione e considerazione. Iscrivetevi numerosi al canale YouTube dentro la notizia, condividete i video e se apprezzate il nostro lavoro sosteneteci con una donazione. Un abbraccio dal vostro Robby!